Siamo arrivati a Michele e inizio, parto proprio da Michele per le domande. Infatti, Michele, in base alla tua esperienza di conoscitore delle tecnologie digitali, giusto per introdurre un po' il tema, siamo davvero di fronte a una rivoluzione o, come in altri casi, l'interesse verso questi sistemi, quindi verso ChatGPT, l'intelligenza artificiale generativa, declinerà? Cioè, siamo in una bolla, diventerà marginale oppure sarà qualcosa che rimarrà con noi? Tre minuti. Tre minuti, mi sentite? Funziona? No. Perfetto. Buongiorno a tutti. Questa è la prima domanda che durerà mezz'ora invece che tre minuti. No, scherzo, cerco di rimanere nei tempi. Allora, a me piace sempre dire che uno dei motivi per cui gli LLM mi stanno molto simpatici perché hanno tolto di mezzo i discorsi su cose tipo la blockchain o le IRR, che sono state un po' le buzzword degli ultimi anni, sostituendole con qualcosa, spoiler per quello che poi è il sunto della mia risposta, che credo avrà molto più valore nonché impatto nelle nostre vite. Ed è un po', secondo me, anche la differenza tra bolla e fase. Noi oggi viviamo in una fase assolutamente liquida su questi temi, sia dal punto di vista accademico, scientifico, ma anche poi aziendale. Ragazzi, le ultime 24 ore che sono state premie di sorprese con la dipartita, anzi la cacciata di Altman da OpenAI, e forse la ripresa, non lo so, lo rivedremo cosa succederà nei prossimi giorni. Quindi è vero che tra la bolla e la fase liquida comunque c'è un po' di sovrapposizione, tante aziende che entrano, tante aziende che poi necessariamente escono, però appunto l'impatto che vedremo nel lungo periodo credo che sarà diverso rispetto alle due tecnologie di cui parlavo prima. E onestamente questa poi è una di quelle situazioni in cui fatto che appunto non sia una bolla lo vediamo perché tante applicazioni oggi in realtà sono già nella nostra vita, ma sono trasparenti, non le vediamo, basta aprire qualsiasi applicazione, non qualsiasi, ma tante applicazioni comunque già hanno i contenuti mossi da queste tecnologie, magari ancora non nell'accezione generativa. Stiamo parlando magari di suggerimenti di contenuti, ma comunque sempre un LLM c'è sotto che le muove. Quello che vedremo sempre di più sarà la parte appunto generativa, quindi io vedrò un contenuto magari scritto in maniera leggermente diversa, anche in pubblicità ad esempio, dove ovviamente gira il soldo, queste innovazioni vengono prese con molta più velocità, io vedrò un contenuto diverso perché il modello sa che rispondo di più a un certo tipo di tone of voice, ad esempio. Quindi, per concludere, sì, assolutamente mi aspetto che questa non sia una bolla, sia qualcosa che impatterà sulle nostre vite in maniera più forte, perché in realtà già lo fa. Grazie Michele, come dire, condivido pienamente l'orientamento, infatti insomma anche le edizioni pubblica e pubblicherà ancora più testi probabilmente sull'intelligenza generale generativa, sugli influssi sul mondo del lavoro, della società, insomma, dell'educazione, probabilmente ci saranno diversi settori che ne sono già stati impattati ancora di più, lo saranno in futuro.